Salve a tutti. Oggi facciamo una cosa importantissima, la meringa italiana. La meringa italiana serve per fare i semi freddi, per fare decorazioni, per essere frambata, per alleggerire le creme, serve a moltissime cose, quindi imparate bene a farla, è semplicissima. Allora, qui faremo 250 g di albume, poi 500 g zucchero e 100 g d'acqua. Allora, l'albume lo mettiamo a girare piano piano nella planetaria con la frusta. Lo mettiamo a girare nella planetaria con la frusta piano piano, mentre sul fuoco mettiamo 100 g di acqua e 500 zucchero, prima l'acqua e poi lo zucchero, senza girare. Questa qua va sul fuoco cotta fino a 121 gradi. Ora andiamo sul fornello e andiamo a cuocere lo zucchero. Ecco qua, abbiamo messo sul fuoco, anzi sulla piastra, vabbè, uguale. Questa qua deve arrivare a 121 gradi. Se non avete il termometro, con un pochino di acqua fredda vi bagnate le dita, prendete un po' di zucchero e lo mettete subito nell'acqua, come forma una piccola pallina, quello là è arrivato a temperatura esatta. Se invece ancora si scioglie in mano non è arrivato. Comunque col termometro sicuramente è meglio. Siamo dentro, vedete, senza girare, tanto si scioglie da solo. Vedete, è quasi arrivato, siamo a 116. La cottura dello zucchero è importantissima, eh? Quindi questo, come ripeto, la meringa italiana serve per fare i semi freddi, per alleggerire creme, per fare decorazioni, ha moltissime cose. Infatti fino a 107, 108 si arriva subito, poi per arrivare a 121 ci mette un po'. Ecco qua. A 121 adesso le andiamo a vuotare nell'albume. Si vuota tutta in una volta, eh? Tutta in una volta e si aumenta la velocità al massimo, fino a diventare meringa. Ecco. Ecco, la meringa è pronta. Eccola. Vediamo, è bella sostenuta, come rimane dritta la frusta. Imparate bene a fare questa qua e dopo vedremo tutti i suoi utilizzi nelle prossime ricette. Adesso vi faccio vedere solamente la meringa italiana usata come decorazione flambata. Allora, ecco qua, abbiamo tolto il semifreddo da fare a monocorsione. Adesso facciamo vedere l'importanza della meringa italiana. Ecco, la andremo a decorare. Questo è stato tolto dal congelatore e rifilato. Poi la decorazione è a piacere, ognuno fa quella che vuole.
adesso prendiamo il cannello per fare la flambatura. Non troppo vicino, sennò si brucia, eh. Questa è la merenda italiana usata come decorazione. Adesso andiamo a tagliare la monoporzione. Adesso ne faccio vedere una. Con la decorazione va a fantasia di chi la fa. Ecco finite le monoporzioni, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.